Ciao, sono Savoyfer, Massimo di La Sapiesa e sono qui per parlare del mio nuovo album Elevarsi, che è racchiuso in questo video. L'album si chiama Elevarsi perché avevo l'esigenza di esprimere una musica di più alto livello e in generale anche nell'ambiente hip hop ritrovavo che non tutti gli album che uscivano secondo me erano di livello, quindi ho tentato di dare il mio contributo, quindi facendo una maggiore attenzione alle liriche, ai sound del disco e tentare di portare il prodotto quanto meglio impacchettato possibile e miglior prodotto possibile. Quando ho qualcosa da dire metto del mio foglio, ho iniziato col violino quando avevo 4 anni e poi dal 2017 invece ho iniziato a concentrarmi più sul la denuncia sociale e i temi più seri diciamo nascono da un mio bisogno che viene comunque dal fatto che vedendo la zona dove vivo comunque ci sono gli spunti proprio le cose negative del posto da cui vieni e quelle positive, quindi alcune cose ti ispirano naturalmente a scrivere qualcosa di più triste. Ora nel mio album la canzone Promessa è forse quella che più tende a parlare del posto da cui vengo. In realtà è un mix tra le mie ambizioni e invece quello che è il posto da cui vengo. Comunque la promessa alla zona e la promessa alle persone della zona che io conosco che mi hanno reso parte della zona, hai delle persone che rappresentano al meglio anche proprio quel posto. Quindi loro ti danno l'ispirazione poi per dare diciamo il meglio di te. La città di Castellammare influisce sul mio lavoro prima di tutto perché è la mia principale ispirazione, quindi lavorando a Milano mi ritrovo anche in un ambiente in cui sono costretto un po' a ricordarmi della mia città, quindi nel momento in cui me lo ricordo c'è un sentimento romantico quasi di nostalgia che mi porta poi a essere ispirato dal posto da vivere. Il bisogno di evoluzione di cui parlo in Cristalli è prima di tutto un'evoluzione musicale, poi quello che succede nella musica, cioè non scendere di livello pur di piacere a un pubblico più generalista, si riflette anche nella vita, perché elemosinare l'attenzione della gente secondo me non è mai una buona idea. Cioè elevarsi significa prima di tutto fare sempre musica migliore di quella che si è fatta e tendere sempre al massimo possibile comunque. Secondo me il ruolo della musica oggi per i ragazzi che hanno storie difficili è quello di ispirare. Secondo me in un testo rap un ragazzo dovrebbe sentire quella fame di uscire dalla situazione. Tu hai persone che ti ispirano, ovviamente sei più portato a tentare di uscire dall'ambiente in cui sei. Da quest'album mi aspetto più che un successo numerico, mi aspetto soprattutto che la gente capisca comunque a che livello facciamo musica. L'importante è non avere rinchiamo, non arrendersi, è sempre la chiave. Sicuramente io sento che i ragazzi sono molto incazzati e vogliono qualcosa di più per loro. L'importante è tentare di capire che l'unico modo per uscire veramente dalla città o comunque uscire da una situazione difficile è incanalare la rabbia in qualcosa di positivo, o tramite arte o tramite qualcosa in cui si ha talento, trovare la chiave per uscire da qua. La promessa sia alla zona ma soprattutto ai miei amici.